Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Josue, che mi chiede di parlare del film del 2012 di Ang Lee, Vita DP, tratto dall'omonimo romanzo di Jan Martel, appunto, un adattamento cinematografico nelle mani di un grandissimo regista, secondo me, come Ang Lee, che comunque riesce quasi sempre a portare a casa il risultato su sceneggiatura di David McGinn. Praticamente la storia racconta appunto lo DP, la storia di questo ragazzo, che è un adolescente che cresce praticamente in questa famiglia Circense, e dove praticamente fa una specie di amicizia con questa etichetta che lui chiama Richard Parker in un certo senso però il padre gli fa subito capire che in realtà la tigre non è così affascinabile proprio perché gli dà da mangiare l'animale e fa vedere che è crudelissimo purtroppo cosa succede? passa del tempo lui si innamora e tutto il resto però insomma il padre decide di partire per il Canada insieme a tutti gli animali e via dicendo Ma poi cosa succede? succede che un'imponente tempesta praticamente inizia a far naufragare la nave dove sono sopra dove il nostro aveva dato appunto anche dei tranquillanti agli animali poi il nostro PIB scopriamo che essere uno che comunque si interroga sulle varie religioni sull'idea dell'esistenza di Dio della natura e tutto il resto e Comunque Cosa succede? Questa nave viene completamente distrutta e rimane solo Pi, appunto, con altri animali eh, che incominciano, però, in un certo senso a litigare fra di loro finché non arriva, appunto, Parker, questa tigre che si mangia praticamente la iena per poco prima che si mangiasse Pi. E che cosa succede? Poi, a quel punto, l'unico compagno di viaggio, appunto, è questa tigre per il nostro ehm, giovane Pi che prima vivrà su questa zattera e poi, piano piano, si dovrà sempre di più avvicinare alla tigre. Poi, la scena dell'isola de, 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 dell e poi insomma tutto il resto per un film in realtà che parla di animo umano, parla di fantasia, parla di. Avventura parla di come si riesca in un certo senso a raccontare qualcosa di realistico eppure in un certo senso è fantastico attraverso però un cinema che non è fantasy nel vero senso della parola. Allora, subito bisogna dire che il rapporto insomma che si instaura è fra P e quella tigre, sembra un rapporto appunto interno che è veramente ben scritto, è veramente una sceneggiatura notevole. Ma quello che colpisce, sicuramente, è la regia di Anglic che un'altra volta riesce a farci entrare in una storia così raccontata a flashback perché l'inizio del film, appunto, è il nostro P adulto che racconta il tutto a un giornalista. E poi tutta la storia che farà i giapponesi, tutto quello che sarà forse davvero successo, per qualcosa che in realtà riflette appunto sull'animo umano, attraverso come ho detto, una messa in scena però mirabile, dei movimenti di macchina straordinari. Un'idea proprio della tensione, un'idea di far crescere i sentimenti dei personaggi, anche quelli animaleschi, in maniera totale, in maniera veramente totale, attraverso una fotografia mirabile dell'ottimo Claudio Miranda e delle musiche splendide di Michael Damma, eh, fanno un lavoro veramente enorme. Per un'opera che si muove veramente bene, ripeto. Eh, ora l'ho rivista per rifare questo. Questa mia recensione è è vibrante di più dell'ultima volta, in un certo senso l'ho trovata ancora più fluida e Angli dimostra tutta la sua voglia, insomma, di raccontare attraverso un modo e comunque che non è assolutamente bieco, non è assolutamente fatto con i trucchetti, tranne appunto qualche furbata, ma per il resto il film comunque riesce a essere veramente interessante per come è costruito, per come gli avvenimenti vengono narrati senza mai perdere di vista il punto dei personaggi e senza mai assolutamente perdere di vista appunto il rapporto fra la bestia e l'umano che diventa sempre più complicato e sempre più interessante. Tutta la parte che lui dagli dai pesci e gli dà l'acqua piovana per cercare di, diciamo farci l'amico tutta la parte in cui lo vediamo scomparire e non lo ha nemmeno guardato per un film che insomma riesce a raccontarci una disavventura, una cosa terribile attraverso lo sguardo di un ragazzo che doveva sopravvivere probabilmente con se stesso. Quindi una volta tanto siamo di fronte a un film che riesce a mescolare lo spettacolo, perché lo spettacolo visivamente è veramente eccezionale, però con un contenuto che vada fine direttamente a raccontare qualcosa di veramente interessante che non si basa esclusivamente su ciò che ci lascia vedere, ma soprattutto su ciò che ci lascia. Poi attraverso appunto una visione di un protagonista bravissimo, su Rai Sharma, veramente clamoroso nel ruolo di Pip per un film che ripeto è pieno di, di colpi di scena, poi il primo atto è più lento, poi parte il secondo atto del naufragio e poi tutta la parte insomma di racconto che ci interessa di più ripeto è gestita veramente alla stragrande quindi grandi effetti speciali, grande messa in scena grande idea appunto di un racconto della natura è veramente incredibile per come viene fatto in questo modo che porta avanti in realtà il discorso di Anglic che ha già fatto in altri film appunto sulla, sulla natura anche ferina umana in un certo senso e tutto questo viene raccontato attraverso una storia che diventa una storia di amicizia, che diventa una storia in realtà psicologica e diventa in realtà un racconto fantastico che forse però fa parte di una realtà eh, che non è poi così eh, fantastica a suo modo Visto che la realtà stessa dentro il film, in un certo senso, è veramente terrificante. e Un'altra volta i rapporti umani sono peggiori di quelli con gli animali. Per un film assolutamente interessante, di quelli da vedere, per me non è un capolavoro, però è veramente un ottimo lavoro. Englick, come al solito, sa fare il suo mestiere e questo Vita di P lo dimostra un'altra volta. Ripeto, a me è piaciuto molto le prime volte. Piano piano è cresciuto questo film. Ogni volta che lo vedevo di più mi, 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 mi interessa sempre più proprio per quella sua costruzione narrativa, per il suo montaggio molto particolare e per quest'idea che lancia un certo tipo di am amicizia e amore, appunto per se stessi che diventa una, uno specchio appunto che vediamo attraverso una meravigliosa tigre e quindi che vi posso dire di Richard Parker che vi posso dire di più quindi per me è un film solitamente da vedere l'hanno visto mezzo mezzo mondo e comunque non perdetevelo perché se amate i film comunque belli gonfi pieni anche un po' barocchi comunque pieni seppi di soldi fatti però con grande gusto e con una maestria registica incredibile questo film è il film che può fare per voi il link del film è qua sotto date sul patto mi piace iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su youtube seguitemi su facebook e su Instagram pensate che caso Faccia il per l'Italia, ripeto: eh, questo Vita di Pi, per me è un film assolutamente da non perdere. Un film molto bello. Non è un capolavoro, ripeto, come dicono tutti. Ma è un bel film, uno di quelli insomma che si guarda sempre volentieri e che ci ricorda eh, sempre e comunque che Anglì riesce a mettere in scena bene qualunque cosa praticamente gli diano da fare.